terminati i lavori di riqualificazione della palestra Giovanni Marini, che hanno riguardato la copertura, gli intonaci interni ed esterni, l'impianto elettrico ed il rinnovo di parte delle attrezzature sportive. Il costo dell'intervento è stato di quasi 200.000 euro. Era necessario un intervento di carattere strutturale per quanto riguarda l'antincendio, per quanto riguarda il tetto, per quanto riguarda tante piccole accortezze, e finalmente la rendono veramente agibile e veramente sicura. Naturalmente, come abbiamo fatto le società, ci scusiamo per il disagio, perché quando si interviene su un immobile è naturale che ci siano dei momenti in cui è chiuso e che quindi si crea disagio alle società che avevano qui le ore, ma finalmente restituiamo un immobile sicuro, a norma, non solo per loro ma anche la mattina per le scuole. È un altro piccolo passo, un altro piccolo tassello per restituire tutti gli impianti funzionanti. Questa è la nostra palestra, la palestra che noi usiamo tutte le mattine, e finalmente, dopo tanto patire, ecco, ora finalmente una bella palestra, è stata rimessa totalmente a posto, partendo tempo fa dagli spogliatoi, dopo la pavimentazione, e ultimamente appunto l'intonaco, le facciate esterne, il tetto, per cui ecco, c'è stato restituito veramente una buona palestra. Da oggi pomeriggio le squadre possono rientrare, quindi siamo soddisfatti, perché quest'estate è stata un'estate piena di cantieri per restituire sia gli impianti sportivi che le scuole, quindi è stata, diciamo, un'estate proficua, e oggi appunto possiamo restituire questa palestra. Venne restituita alla città una palestra nel centro cittadino, aperta anche per i disabili. Sì, è un importante risultato per la collettività sportiva, e ovviamente con un'attenzione anche alla possibile attività sportiva da parte dei disabili, anche questo molto importante.